La musica è intangibile, non ha sembianze, è come un sogno, esiste solo se viene eseguita. Prende corpo nella mente di chi ascolta, il grande maestro Ennio Morricone, a cui vogliamo dedicare con tutto il cuore questo concerto. Finalmente, dopo tanti mesi di lontananza fisica, siamo di nuovo insieme per questa magia che si chiama musica. È stata una grande responsabilità sia come accademia che come singoli insegnanti organizzare i corsi d'orchestra rispettando le necessarie misure di sicurezza ed assumendoci l'onere di preservare la salute di tanti ragazzi. Ma noi l'abbiamo voluto fermamente. Per questo vogliamo ringraziare anche e soprattutto le famiglie che hanno avuto totale fiducia in noi e che ci hanno seguito e supportato. Io farò un applauso anche a voi. Vogliamo ringraziare il comune di Bardonecchia per il bellissimo teatro che ci ha messo a disposizione, i responsabili dell'ufficio del turismo di Bardonecchia e la Prologo di Bardonecchia, ed i responsabili e il personale e tutto il personale del villaggio olimpico per la disponibilità che ci hanno dimostrato in questa settimana. Un grazie speciale alla signora Ippolita, che avete conosciuto all'ingresso, per averci supportato qui in teatro, viste anche le grandi complicazioni dovute alla pioggia. Lascio ora le parole alla musica e iniziamo con il concerto in si minore per quattro violini dall'estro armonico opera 3 numero 10 di Antonio Vivaldi. Le nostre super soliste sono Angela Piccoli, Elena Mondo, Giulia Salituro e Chiara Giannazzo. Buon ascolto. Thank you.
Per alcuni ragazzi della nostra orchestra, in quanto hanno terminato il percorso Suzuki sostenendo il nostro diploma Suzuki, che chiude un capitolo durato mediamente una decina di anni e partito per quasi tutti questi ragazzi che potete ascoltare, partito intorno all'età di 3 anni. Quindi è un percorso anche delle famiglie, e soprattutto delle famiglie che hanno creduto nell'educazione alla musica come strumento per educare i propri figli alla sensibilità, al gusto, all'impegno, al rispetto degli altri. Quindi, Angela Piccoli ritira il suo diploma Suzuki, allieva di Iana Mosca, consegna il diploma a Marco come fratello. Con Igor Codeluppi e ha terminato il diploma con Paola Nervi, la sua. Con Igor Codeluppi e ha terminato col diploma con Paola Nervi. La quarta solista non becca niente, ma perché Chiara Giannazzo è una diplomata del 2019 che ci ha aiutato a portare a termine questo ambiziosissimo progetto del quattro violini di Vivaldi, che è uno dei concerti comunque molto difficili per tutti gli incastri, come avete potuto sentire, in più con un'esecuzione assolutamente originalissima del nostro maestro direttore d'orchestra, che ha voluto osare con effetti speciali.